Continuiamo a incontrare personaggi davvero di grande calibro qui da Cycling Beast, perché siamo in compagnia di Adriano Baffi, 70 vittorie, 5 vittorie al Giro d'Italia, hai vinto anche la Tirreno, insomma un grande personaggio sempre in mezzo alle bici. Beh, è una malattia di famiglia, partendo da mio papà, a me il figlio ci ha provato, ho il nipote, per cui è una malattia di famiglia e contento di avere questa malattia. Non sei solo passato a trovarsi, ma in realtà sei il direttore sportivo della Trek Factory Racing, insomma un compito davvero importante, un impegno davvero importante. Ma questa è un po', anche questa è una passione tramandata da mio papà. Noi viviamo a 360 gradi quello che è il ciclismo e credo che con l'esperienza acquisita e con il modo di fare, di riuscire a trasmettere a sti ragazzi un po' le esperienze che ho avuto, cercando di dare a loro la possibilità poi di fare quello che ho fatto io o anche di più, anzi soprattutto di più, e niente, per adesso è una cosa che mi piace. È chiaro che ci sono degli anni che vanno bene, qualche anno un po' meno bene, però penso di essere soddisfatto di quello che ho ottenuto fino adesso. Ma quanta italianità c'è nel team americano della Trek? Ma è chiaro che con Luca a capo ci si sente un po' italiani, però onestamente la mia attività e quella di Luca fatta all'estero ci ha dato un qualcosa in più, perché onestamente, soprattutto per il mio modo di fare, il mio modo di pensare, la mentalità estera aiuta un po' di più di quella italiana, per cui credo che è un buon mix, però se fa nel nostro gruppo globale la maggioranza italiana. Senti un po', ma tutti si chiedono com'è gestire Fabian Cancellara? Ma è chiaro che il mio ruolo nel gruppo sportivo o nel team è quella di seguire un po' i giovani. Io mi sto occupando di loro, soprattutto avendo avuto questa esperienza di 2 anni e soprattutto avendo fatto anche a livello federale un'esperienza a livello giovanile. Devo dire che con Fabian non è facile. Io ho avuto la fortuna di gestirlo nella Vuelta, dove non è stato molto facile. L'ho gestito la Tirreno, chiaro, lì è preparatissimo per quelle sono le classiche, quindi è tutto più facile. Nella Vuelta, dove la pianificazione era poi in funzione del campionato del mondo, sai, quando le cose non girano come è esigente, essendo esigente con lui stesso, è esigente con tutti, per cui non è stato facile, ma alla fine comunque al campionato del mondo aveva dati molto alti, non è riuscito per vari motivi, perché se tutti riuscissero quando hanno in testa quello, no. Per cui no, io nel team mi occupo soprattutto dei giovani e se siamo andati bene, a livello Fabian, soddisfazione. 2015, qual è il giovane che vedi più pronto all'inizio, diciamo, nella prima parte di stagione? Ma noi dobbiamo riuscire a far vincere una tappa, che poi se ne vince una, ne vince anche due o tre, a Giacomo, a Nizzolo, in previsione giro. Per cui l'obiettivo è quello, ha dimostrato che ce la può fare. Io mi sono sbloccato vincendo al mio 5º anno, lui al 4º, e l'obiettivo è quello. Poi sono convinto che se riesce a vincerne una, poi va avanti, perché poi tutti noi, ma soprattutto il velocista, ha bisogno di fiducia, di riscontri in se stesso, e quindi quello è l'obiettivo primario.